Quando ho letto più volte quello che è successo a Fatima, e specialmente quando era quel grande miracolo del sole, poi hanno descritto che hanno visto Angelo con la spada folgorante che voleva accendere tutto il mondo, e la Madonna lo ha fermato, ma poi sempre dicevano che dobbiamo fare la penitenza, penitenza e penitenza. Tante volte diciamo anche alla gente, io sono salesiano e ho parlato ai giovani che bisogna fare la penitenza. San Paolo dice che sempre bisogna fare la penitenza e vedo che la gente non vuole fare la penitenza perché si sentono deboli. Ma proprio la penitenza li fortificherà, ma quella bellezza del mondo li attira molto di più che fare la penitenza. Allora, secondo me, succederà quello che era proprio detto a Fatima, che tutto il mondo brucerà nelle guerre, nelle carestie, eccetera, perché la gente rifiutava fare la penitenza. Per esempio, oggi abbiamo letto che sempre si parlava del digiuno, della penitenza, anche nella prima lettura, seconda lettura, poi nel Vangelo. Sempre si parlava di questo perché sempre bisogna fare la penitenza, anche digiuno. Allora, cosa potrei suggerire? Quello che nel Vangelo Gesù parlava non solamente di Maria Maddalena, che una volta, quando esce diavolo dal corpo, allora vaga nel mondo e cerca dove riposare, non troverà riposo, allora tornerò. E vedete cosa ha trovato? La casa vuota, pulita, ornata. Anche ornata, bisogna anche questo sapere, perché vuota è peccato di quella persona che ha lasciato vuota questo santuario che è il suo corpo. Ma poi Gesù ha purificato e pulita la casa, ornato. Lo Spirito Santo fa questi doni per ornare quello che Gesù ha pulito. E loro hanno trovato tutto completo, ma quel vuoto che ha creato quella persona, allora faceva quello che lui andava. E vedete, esistono gli spiriti che sono ancora peggiori. Allora c'è una gerarchia che sono no più bravi, no, sono malvagi tutti, ma qualcuno sono peggiori. E questi sette sono entrati e poi lo stato di quella persona era terribile. Ma Gesù anche questo stato è riuscito a fare da Maria Maddalena, che sono usciti tutti gli spiriti immondi, ma poi lei non ha fatto quell'errore che ha fatto prima volta, perché prima volta, quando Gesù ha scacciato un diavolo da lei, lei è tornata nella vita come in primo precedente, è tornata nella sua casa, non ha fatto la penitenza, era contenta, Gesù ha cacciato via quel demone. Da me sono libera e è tornata nella stessa vita. Questo non è penitenza. Penitenza è non tornare nella stessa vita. E poi sono entrati quei sette demoni, era la situazione ancora peggio. Ma dopo, quando Gesù ha scacciato tutti i demoni da Maria Maddalena, lei non è tornata nella casa. Questo bisogna conoscere da Maria, da Santa Beata Caterina Emeri, che descrive molto bene che non è tornata, ha chiesto suo fratello che va e tutto fa a posto di lei, e lui ha portato i soldi a lei da quello tutto che lei aveva. E poi si vedeva che lei tanto piangeva, tanto pregava, faceva digiuni, amava tantissimo Gesù e sempre era cosciente che non voglio più tornare nella vita precedente per non essere danneggiata. E poi
era grande santa, lei è molto grande santa. Ma questo non è successo solamente a Maria Maddalena, perché io già conosco la gente che dopo prima conversione si sentivano lo stesso e poi sono diventati peggiori di prima. E poi bisogna che tanta gente prega per loro che si convertisca. E poi, è proprio come è successo a Maria Maddalena, hanno dovuto cambiare la vita totalmente e fare la penitenza per riparare i danni che hanno fatto. Allora, non posso dire niente altro, solamente dire che durante la Quaresima bisogna cambiare, non tornare nella vita precedente, piangere quello che non era bello nella nostra vita, leggere per esempio Maria Valtorta oppure Caterina Emmerich di quei passaggi che parlano della sofferenza di Gesù, e questo ci purificherà quando vedremo quanto ha costato la salvezza della mia anima Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.